Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Parliamo oggi di Indurazio Penis Plastica. Che cos'è? È una malattia della tunica albuginea dei corpi cavernosi. La tunica albuginea è una fascia elastica che avvolge i corpi cavernosi e permette al pene di allungarsi e di dilatarsi. Questa fascia elastica qualche volta va incontro a dei processi cicatriziali. Quando succede questo? Soprattutto nei pazienti diabetici. I pazienti diabetici nell'80% hanno una condizione di indurazio penis. C'è poi una componente del 10-15% di pazienti che hanno una patologia autoimmune, di solito è correlata con il morbo di Dupuytren. È una condizione che determina in questi pazienti sine causa fondamentalmente, quindi senza un vero fattore scatenante, un problema di fibrosi dei corpi cavernosi. Si vanno a formare delle placche, delle cicatrici sul pene che, quando il pene si allunga, deviano il pene. Più la placca, più la fibrosi, più la cicatrice è spessa, più il pene viene piegato. Noi abbiamo dei pazienti che arrivano alla nostra attenzione con il pene piegato a 90 gradi lateralmente, dorsalmente o ventralmente. Come si affronta questo tipo di condizione patologica? Sicuramente una visita, un esame clinico diventa fondamentale, associato a una ecografia del pene per valutare bene la dimensione della placca fibrotica. In base a quello che vediamo, diamo un'indicazione molto diretta al paziente. Sicuramente una ginnastica per elasticizzare e soprattutto per contrastare la malattia, per evitare che possa peggiorare, una ginnastica effettuata con uno strumento che si chiama vacuum device, che è una pompa che crea il vuoto e stira il pene, sicuramente questo è il primo step. Nella nostra esperienza abbiamo visto che effettuare dei trattamenti con dei fattori di crescita, plasma arricchito e con cellule staminali prelevate dal midollo osseo ci dà, in termini di elasticità del pene, ci sta dando dei risultati incredibili. I pazienti ritornano ad avere delle erezioni, ritornano ad avere un buon tono del pene, sentono il pene più elastico e in alcuni casi c'è anche una diminuzione molto sensibile della curvatura. Questo potrebbe essere il modo iniziale per trattare il problema, che può poi essere risolto con un intervento chirurgico che prevede l'impianto di una protesi peniena. Noi siamo assolutamente contrari all'utilizzo di materiali eterologhi, tipo pericardio bovino, derma di maiale, che sono praticamente dei tessuti che vengono utilizzati per coprire la parte dove la placca viene escissa. Quindi quella famosa chirurgia di placca, nella nostra esperienza clinica, non esiste più. Ne abbiamo fatte tante, però abbiamo visto che questo tipo di procedura determina una retrazione importante del pene, non previene una nuova curvatura e soprattutto non previene la disfunzione erettile. L'80% di questi pazienti che effettuano delle chirurgie di placca vanno incontro a un deficit erettile e dovranno in un secondo momento impiantare una protesi peniena. Quello che facciamo noi è preparare il pene, lo elasticizziamo molto, cerchiamo di far bloccare la malattia, di farla regredire quando possibile e poi andiamo a fare un intervento mini invasivo andando a rompere la placca con la tecnica di scratch, quindi andiamo a rompere internamente ai corpi cavernosi questa placca, impiantiamo i cilindri protesici, questa cosa determina un raddrizzamento non completo, e lo spieghiamo bene ai pazienti all'inizio dell'intervento, e un raddrizzamento completo a distanza di 60 giorni, perché il paziente, iniziando a fare un ciclo di attivazione, cioè mandando la protesi in erezione, gonfiando e sgonfiando, tende a stirare il pene, a fare uno stretching e a metterlo in asse. Questo è il modo in cui noi trattiamo l'indurazio penis plastica. La cosa che io dico sempre ai pazienti: finché il pene funziona, anche se è storto, di non fare nulla di chirurgico.
Una volta che il paziente non riesce più ad avere un'attività sessuale normale, quello è il momento di intervenire con la chirurgia. Xiapex, la collagenasi, è un qualcosa che nel nostro centro non è stato mai utilizzato perché ci siamo documentati prima che arrivasse in Italia. Siamo in stretto contatto, abbiamo delle collaborazioni internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti, nello specifico il nostro amico Polperito, ci aveva fortemente sconsigliato di effettuare questo tipo di trattamento perché estremamente inutile e soprattutto perché potenzialmente dannoso. Tant'è vero che è stato ritirato dal mercato. Lo Xiapex, che tanti pazienti mi chiedono di poter effettuare nel nostro centro, nella nostra clinica di Men's Health, è stato ritirato dal mercato perché, non ci hanno spiegato esattamente perché, ma probabilmente perché le informazioni che a noi già erano arrivate dagli Stati Uniti sono state confermate, quindi un tipo di trattamento assolutamente inutile, tra l'altro anche molto costoso. Va bene, spero di essere stato chiaro, vi ringrazio, vi invito a mandare le vostre domande all'email qui in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.